Morto in ospedale all'Aquila Matteo Messina Denaro, 30 anni di latitanza al boss dietro le più efferate stragi di mafia, mai pentito, porta con sé tutti i segreti nella tomba. Migranti, Meloni soddisfatta che Macron sposi la linea italiana. Italia, Francia e Europa devono agire insieme per aiutare i paesi d'origine e quelli di transito contro i trafficanti. Bonus carburanti e sconti in bolletta per le famiglie a basso reddito, azzeramento degli oneri di sistema nel settore del gas. Queste le principali misure del decreto energia oggi in Consiglio dei Ministri. Riapre alle 10 la Camera Ardente per Napolitano a Palazzo Madama. Ieri l'omaggio di Francesco, primo Papa al Senato, Mattarella, Meloni e di tutta la politica. Martedì funerali laici alla Camera. Sofia Loren caduta a casa sua a Ginevra, ha subito alcune fratture all'anca, è stata operata, annullati gli impegni, dovrà ora osservare un breve periodo di convalescenza. In Serie A l'Inter vince ancora 1-0 ad Empoli, quinto successo di fila, sola al comando in classifica. Bologna-Napoli 0-0, Torino-Roma 1-1, 3 punti per Atalanta e Fiorentina. Buongiorno da Rai News 24. La morte nella notte all'Aquila di Matteo Messina Denaro, l'ultimo boss stragista di Cosa Nostra. Aveva 71 anni, era stato arrestato a gennaio dopo 30 anni di latitanza, era ricoverato da agosto all'ospedale dell'Aquila per un tumore al colon. Subito dall'inviata Valeria Ferrante. E quello che ha sconfitto Matteo Messina Denaro è appunto lo squallido, come lo chiamava lui, la sua malattia l'ha sempre definita così, è stata lei che lo ha braccato per anni, soprattutto negli ultimi 3 anni, che ha fatto sì che i piani dell'ultimo boss stragista cambiassero. Nel 2020 infatti lui è rientrato a Castelvetrano, condizionato proprio dal fatto che doveva curarsi e non poteva più stare fuori lontano, è ritornato nel suo luogo natio, nella sua terra, nella provincia di Trapani, lì dove aveva appunto, ha sempre avuto il suo potere, dove c'è la sua famiglia, un clan, un cerchio magico che lo ha sempre protetto. Sappiamo il ruolo dalle indagini che hanno avuto le sorelle, soprattutto Rosalia, l'ultima che è stata arrestata dal procuratore Maurizio De Lucia, peraltro anche il procuratore che ha arrestato Matteo Messina Denaro il 16 gennaio scorso. Ecco, lei teneva le comunicazioni con i pizzini attraverso i quali si comunicava con il boss Matteo Messina Denaro, lei teneva anche in gestione i soldi, tutto il patrimonio appunto economico del boss. Ma noi abbiamo tracciato un profilo del boss mafioso di Matteo Messina Denaro, allora lo ascoltiamo e poi la Nina può tornare alla regia. Dottore, a lei e a me riserveranno un posto nella storia. Lei è un maestro nel suo campo, anch'io ho lasciato un segno nel mio. Queste le parole che Matteo Messina Denaro ha rivolto al medico che lo ha assistito nel reparto di oncologia dell'ospedale dell'Aquila prima di morire. Questo l'atroce epitaffio di un boss che esce di scena scegliendo di rimanere fedele ai suoi ideali mafiosi fino alla fine. Non ha mai perso il suo piglio, la sua fierezza, Usì, comandante delle stragi di Capace e Via D'Amelio, dove sono morti i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, le donne e gli uomini della scorta. Messina Denaro è stata la mente degli attentati dinamitardi del 93 a Firenze, Milano, Roma, che provocarono in tutto 10 morti, 106 feriti, oltre a danni al patrimonio artistico. Il boss è stato tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, che dopo 779 giorni di prigionia sarebbe stato sciolto nell'acido. Morto senza farsi scrupoli per il suo passato, ci sono voluti 30 anni prima di riuscire a stanarlo. Mentre trascorreva un'esistenza tra viaggi, abiti firmati, orologi da milioni di euro, cene costose nel suo feudo trapanese di Campobello di Mazzaro, a pochi mesi dalla città d'origine, Castelvetrano, dove ancora vivono la madre e i parenti più stretti. Ma non solo, lì una rete lo ha protetto, sodali, prestanome, medici compiacenti e le tante, tantissime amanti. Non mi pentirò mai, ha sempre ripetuto ai PM di Palermo, tutte le telecamere di Campobello di Mazzara e Castelvetrano le conoscevo, rispondeva Spavaldo. Intanto le forze dell'ordine lo hanno catturato il 16 gennaio scorso, mentre il capo mafia si stava recando nella clinica La Maddalena di Palermo per un ciclo di terapie da seguire. Ma sono ancora troppi i misteri risolti, i processi che resteranno senza una verità. Tra le donne a lui vicine, le sorelle Anna Patrizia, condannata a 14 anni di carcere, Bice e Giovanna, che non sono state coinvolte direttamente in inchieste di mafia, Rosalia, arrestata il 3 marzo scorso, a lei la gestione dei pizzini per la comunicazione con il fratello.
modello latitante e come cassiera del patrimonio illecito. E proprio grazie al ritrovamento di un suscritto sulla malattia del boss, i carabinieri del ROS sono riusciti a catturare Matteo Messina Denaro, un gruppo familiare su cui il capomafia ha sempre potuto contare, come la nipote legale Lorenza Guttadauro, la figlia Lorenza Lagna, 27 anni, che dopo una vita di allontanamento dal padre e dalle sue scelte ha deciso di incontrarlo, mostrargli il nipote di 2 anni, compiendo un riavvicinamento che sembrava difficile, accettato alla fine di ricevere quel cognome pesante, Messina Denaro.